Si è svolta a Roma, presso la sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, il convegno Cittadinanza e Costituzione, Educazione alla Legalità. Dirigenti scolastici, esponenti del mondo associativo e delle istituzioni come l'ex ministro dell'istruzione ed ora europarlamentare Luigi Berlinguer, il quale si è espresso sulle modalità per accompagnare i più giovani in un percorso che li renda cittadini consapevoli. È un errore che nella nostra scuola sia assente la cultura della legalità, la cultura del diritto. Non voglio aggiungere un'altra materia alle cose da studiare e parlo della cultura di base, però insieme alla lingua, insieme alla matematica, insieme alle scienze, insieme alla storia, anche un'idea di come sono regolate le cose della vita, le cose della società, va introdotta, perché questo stimola da un lato l'apprendimento del rispetto per le regole e quindi ha una base culturale ma anche etica, e sull'altro fronte perché può armare chi sta imparando di taluni principi essenziali della convivenza civile. Noi dobbiamo formare delle persone istruite e colte, ma anche dei cittadini responsabili di vivere la nostra democrazia. Io considero tutte le scuole uguali, l'ho scritto in una mia legge. Se c'è un luogo dove si fanno delle lezioni e si impara e si studia, questo è un luogo che va rispettato paritariamente. Non esiste differenza, perché quegli studenti che sono zoppi, ciechi, non si capisce, sono dei reprobi, sono studenti come gli altri. E quindi quell'attività va rispettata l'una e l'altra. Naturalmente bisogna rispettare le leggi, la cultura della regola, ma anche la cultura del lavoro può essere utile. Un ragazzo che esce dagli studi e viene proiettato nella vita è molto armato giustamente della cultura generale, però non ha mai visto niente di quello che succede quando si lavora e quando si produce. Oggi esiste questa interessante iniziativa per cui una parte del periodo scolastico breve è dedicata all'alternanza scuola-lavoro. Le cito un dato. In Italia questo problema si è cominciato ad affrontarlo ora, fortunatamente. Siamo appena agli inizi. E ci abbiamo il 43% dei disoccupati giovanili. In Germania lo praticano da 20 anni e hanno solo il 7% dei disoccupati giovanili. Non esiste la disoccupazione giovanile. I tedeschi sono sempre più bravi di noi. Qualche volta possiamo imparare. La piena cittadinanza si realizza nella conoscenza della carta e delle leggi e nell'osservanza dei valori comuni, quali la legalità, la dignità umana, il rispetto delle diversità. Oggi troppe vicende di violenze e vessazioni vedono come protagonisti in negativo gli adolescenti. Tutto questo chiama la politica, le istituzioni e il mondo della scuola, in squadra con le famiglie, a svolgere un ruolo decisivo per fare dei nostri giovani cittadini responsabili. A promuovere l'iniziativa la deputata responsabile Scuola e Università di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and Not Discrimination del Consiglio d'Europa. Cittadinanza e Costituzione, Educazione alla Legalità è stato un momento nel quale insieme agli operatori della scuola e anche agli studenti abbiamo affrontato una delle competenze chiave che secondo noi, delle skills chiave che secondo noi, secondo l'Europa, secondo il Consiglio d'Europa a cui appartengono le nostre studentesse, i nostri studenti, i nostri giovani, i nostri giovani ragazze devono apprendere, cioè l'educazione alla legalità, cioè la competenza di cittadinanza, la capacità di saper essere parte attiva della società in cui operano, in cui vivono, in cui lavoreranno. La conoscenza dei diritti umani è l'altro aspetto fondamentale che il Consiglio d'Europa, attraverso la Carta dell'Educazione alla Cittadinanza Democratica e ai Diritti dell'Uomo, porta avanti. Quindi questo è il nostro impegno per il futuro, il nostro impegno per la scuola. Altro impegno fondamentale è quello per le scuole paritarie, perché noi crediamo fermamente nel sistema plurale, cioè nel pluralismo educativo, cioè nella possibilità che l'offerta formativa sia
nelle scuole statali che nelle scuole paritarie. Questa è la scuola pubblica, per cui anche nella legge di stabilità ci spenderemo a favore delle scuole paritarie.